Il Galmo Ferrato Astigiano presenta Ritorno alla Fiera. 12 fiere storiche, simbolo del territorio monferrino. Per la nona tappa, da giovedì 11 a domenica 14 ottobre, il Comune vi invita a Castellero d'Asti per la 30esima fiera e l'11esima assise nazionale Città della Nocciola. Giovedì, incontro tecnico corilicolo. Venerdì, la resa della Nocciola. E in serata, pizza in piazza con musica. Sabato, 27esima marcia tra le Nocciole. E in serata, orchestra spettacolo Sonia De Castelli. Domenica 14 ottobre, dalle ore 9, bancarelle, trattori d'epoca, macchine agricole, visite guidate e Noccioliamo in tour. Ore 10:30, 11esima assise nazionale. Assegnazione della Nocciola d'Oro. Inaugurazione monumento alla Nocciola. Ore 13, pranzo. Musica e la simpatia di Pino Millarn con Scaccia Pensieri. Dalle ore 15, concorso Miglior Torta, giochi e spettacolo circense. Siamo venuti a Villanova d'Asti per l'elogio della bionda, è l'undicesima edizione di questa importante manifestazione che vuole celebrare in particolare il pollo agostano. È una manifestazione molto ben riuscita e ben organizzata, naturalmente ci sarà poi la parte enogastronomica, ma c'è soprattutto anche questo concorso per la miglior bionda di Villanova d'Asti. Abbiamo visto che nella categoria maschi hanno seconda classificata Lidia Bosco e primo classificato Rodolfo 40. Rodolfo 40 si è anche aggiudicato la categoria maschi insieme a secondo Boano. Questo per quanto riguarda il concorso per gli animali in sé, ma per quanto riguarda tutta questa bellissima manifestazione abbiamo con noi qui il sindaco di Villanova d'Asti, Cristian Giordano, che non può che essere, credo, soddisfatto. Già alla mezza sicuramente si è visto che c'è entusiasmo e tutti sono contenti per questa bellissima manifestazione. Assolutamente sì, sono molto soddisfatto. Manifestazione che è iniziata già da venerdì sera, noi abbiamo fatto già un aperitivo benefico proprio anche a base del Gallina Bionda, i prodotti erano quelli a favore poi dell'Emilia, per il grande dramma che ha colpito l'Emilia e anche in parte il Veneto, non solo l'Emilia, anche in parte la Lombardia. Festa al momento riuscitissima, il riscontro è stato positivo anche ieri, quindi io sono molto soddisfatto. Abbiamo voluto cominciare con il concorso degli animali perché poi tutto questo è possibile grazie a questi allevatori che con perizia, professionalità e soprattutto tanta passione dedicano gran parte della loro vita per allevare questi animali. Quando nacque questa manifestazione nel 2002 era una sfida, no? Sembrava una sfida poter in qualche maniera rinvigorire le tradizioni di questo territorio. A distanza di 10 anni, 2012, posso dire che, essendo anche poi tra l'altro diventata fiera regionale da quella che all'inizio era una fiera locale, posso dire che se abbiamo raggiunto degli ottimi risultati è dovuto anche all'impegno di tutti nell'amministrazione, ma io direi assolutamente fondamentale quello degli allevatori che con dedizione, impegno e costanza seguono tutto il processo che riguarda l'allevamento della gallina bionda. Ecco, infatti facendo anche un giro qui fra le bancarelle abbiamo anche capito come in questi anni sia anche cambiata la sensibilità dei consumatori, perché vengono qui a questa fiera proprio anche per acquistare i polli, le galline, cioè il consumatore oggi cerca queste cose, il mangiare sano, il vivere con uno stile di vita sicuramente adeguato ai nostri tempi. È cresciuta molto la sensibilità dei consumatori. Sì, per quanto possa essere in parte considerato un mercato di nicchia, devo dirle che parlando con gli allevatori mi rendo conto invece di quanto anche a livello nazionale sia ambita, tant'è che mi risulta per esempio che arrivino dalla Toscana, dalla Sardegna per chiedere appunto i nostri prodotti, anche per iniziare ad allevarli, ma partendo ovviamente dal nostro prodotto, dalla nostra gallina, quindi dai pulcini, per poter anche in altre parti d'Italia dare vita a questo allevamento e quindi a una cultura del mangiare sano. Non a caso voi non avete lasciato proprio, è il caso di dirlo,
nulla, non avete trascurato nulla, abbiamo visto le maggiorette, un giorno di festa questo, ci sono i trattori d'epoca, insomma chi viene a questa festa, soprattutto i cittadini, possono incontrare veramente le tradizioni contadine, questo anche grazie al circuito delle fiere storiche del GAL, di cui questa manifestazione fa parte, che appunto ha voluto rinverdire queste tradizioni. Sì, un ringraziamento va ovviamente al gruppo di azione locale, il GAL, che c'è sempre stato a fianco nell'organizzazione di questa manifestazione, un tributo ovviamente, come lei ha detto, a favore delle associazioni, perché non è solo tramite l'impegno dell'amministrazione che tutto questo possa aver vita e comunque avere, ottenere grandi risultati come quelli che abbiamo visto in questo weekend. Quindi assolutamente le associazioni sono parte vitale, il volontariato, sappiamo come in questi tempi di gravissime difficoltà, di grave difficoltà per il sistema Italia, l'approccio e l'appoggio del volontariato è strumento assolutamente fondamentale per il proseguimento e la buona riuscita degli eventi che sul nostro territorio si susseguono, ce ne sono diversi, non sono questi. In questo senso bisogna sottolineare l'impegno sicuramente della Proloco, che sta preparando questo sontuoso pranzo, naturalmente a base di gallina bionda. Ci faccia qualche anticipazione, cosa si potrà degustare qui nel padiglione della Proloco? Al classico salame di gallina bionda, agli agnolotti ripieni della carne di gallina bionda, al gran bollito di gallina bionda, quindi i prodotti sono solo alcuni citati, ma sono molto molto gustosi, saporiti e nutrienti, oltre che sani. Caterina Calabrese, madrina di questa manifestazione, peraltro madrina dalla prima edizione. Sì, sono stata fatta madrina della bionda, non so se per il colore dei capelli o per qualunque altra cosa, comunque io sono orgogliosa di essere la madrina di un animale così umile e così grande. Per me è un piacere e un privilegio essere qui ogni anno a sostenerla e a sostenere coloro i quali producono in onestà e con grande dedizione, e sostenute anche dalla politica, dal sindaco, da qualunque sindaco ci sia stato, e ancora da tutte le autorità. E mi ha fatto molto piacere vedere anche gli altri sindaci degli altri comuni. Vuol dire che la sinergia, la forza è importante per sostenere il territorio, e sostenendo la bionda si sostiene il territorio ma anche le famiglie e la nostra comunità. Se Caterina Calabrese è la madrina della bionda di Villanova, la signora Miroglio è la regina. La regina perché? Spieghiamo perché. Perché li commerciamo, cerchiamo di spingerli a comprarli, e noi cerchiamo di venderli, e abbiamo sempre tenuto alto il nome di Villanova perché siamo sempre stati sul mercato da una vita. Ecco, in questo momento com'è il mercato? Il mercato è così così, comunque vanno, perché la gente, il gusto, il buon profumo, il buon sapore le piace. Il mercato, quanto vale la gallina di oggi? Vale abbastanza, rispetto all'altro vale sempre di più. Poi la gente che sa mangiare bene mangia lo strano. Il professor Giorgio Calabrese ha voluto dedicare questo elogio della bionda in un momento naturalmente un po' particolare, perché come è stato sottolineato, in questo momento di crisi bisogna riscoprire questi prodotti della terra e soprattutto questi valori. È proprio così, lei dice molto bene, ha colto la componente sociale di questa cosa, anche la vostra televisione permette di dare dei messaggi che aiutino l'umore, non preoccupatevi, fino a quando c'è la gallina bionda di Villanova e tutti i prodotti del nostro territorio, comunque noi mangeremo, quando mangiamo riusciamo a vivere a lungo, riusciamo a superare le difese, e allora ecco che noi siamo in una condizione obiettiva, che questa carne è una carne che aiuta sia gli adulti ma moltissimi i bambini che sono il nostro futuro, e vedrete che questo tipo di grassi polinsaturi vi aiuterà a stare molto meglio. Ecco, dal punto di vista scientifico quali sono le qualità di questa carne? Proteine nobili, vitamina B12, ferro di tipo M e tanti grassi polinsaturi che puliscono le arterie, puliscono le
le pareti, fluidificano il sangue, il nostro cervello gode e noi viviamo più a lungo. Anche quindi dobbiamo festeggiare come hanno fatto qui a Villanova, poi questo è un po' il messaggio definitivo. Direi di sì, Villanova fa una cosa molto intelligente, dà la possibilità di poter non solo vivere meglio, vivere più a lungo, ma di essere coscienti che quello che stiamo mangiando è di così buona qualità che tutti questi nutrienti vanno nei posti giusti nel nostro organismo. L'onorevole Sebastiano Fogliato qui gioca in casa, lui è di Villanova e quindi è sempre molto attento a questa manifestazione perché è importante per il territorio. Certo, è importante per il territorio, è importante per la qualità di questo prodotto. Pensate, l'industria agroalimentare di questo paese ci vuole abituare a mangiare le crocchette di pollo, a mangiare dei prodotti già preparati. Io temo che questa, sono certo che questa razza di pollo di Villanova d'Asti non teme confronti con la più blasonata delle industrie agroalimentari di questo paese. Vogliono abituarci che è più importante la marca di un prodotto, invece io dico che è più importante la qualità. Sfido chiunque a sedersi a tavola a mangiare le crocchette di pollo o mangiare la nostra gallina bionda, mangiare il nostro pollo agostano, il pollo fatto arrosto, fatto in tutti i modi. Sfido chiunque. Penso che la bontà di questo prodotto vinca su qualunque delle più blasonate industrie agroalimentari di questo paese. Onorevole Fiorio, sicuramente una bella manifestazione questa della gallina bionda di Villanova, sono quelle manifestazioni che possono veramente rilanciare un territorio. Sì, tra l'altro si conferma tale, una bella manifestazione partecipata, anche un aspetto di convivialità forte, la voglia della gente di stare insieme e naturalmente la convinzione che questo prodotto, il lavoro che arriva poi sulla tavola è fatto bene, è fatto con degli elementi anche di salubrità che permette quello che è la sicurezza. La qualità non è solo il buon gusto, è anche sapere quello che si mangia, sapere che fa bene e quindi questo tipo di iniziative avvicinano anche a un consumo consapevole che è una delle grandi battaglie, io direi anche di questi tempi della modernità che viviamo. Galmo Ferrato Astigiano presenta Ritorno alla Fiera, 12 fiere storiche, simbolo del territorio monferrino. Per la nona tappa, da giovedì 11 a domenica 14 ottobre, il Comune vi invita a Castellero d'Asti per la 30ª fiera e l'11ª assise nazionale Città della Nocciola. Giovedì, incontro tecnico corilicolo. Venerdì, la resa della nocciola. E in serata, pizza in piazza con musica. Sabato, 27ª marcia tra le nocciole. E in serata, orchestra spettacolo Sonia De Castelli. Domenica 14 ottobre, dalle ore 9, bancarelle, trattori d'epoca, macchine agricole, visite guidate e noccioliamo in tour. Ore 10:30, 11ª assise nazionale. Assegnazione della nocciola d'oro. Inaugurazione monumento alla nocciola. Ore 13, pranzo, musica e la simpatia di Pino Millern con Scaccia Pensieri. Dalle ore 15, concorso Miglior Torta, giochi e spettacolo circense.